Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: a partire da quando è stato squalificato dal GF VIP 7, giusto qualche settimana fa per aver risposto male alla fidanzata Antonella Fiordelisi, Edoardo Donna Maria ha smesso di tifare per gli amici spartani proprio in rispetto della loro relazione sentimentale. Loro sparlavano di lei e quindi ha preteso questo. Ma dietro le quinte, nella finalissima di ieri, sarebbe stata pizzicata da una Donna Alisi, mentre abbracciava un altro. La salernitana è stata eliminata dal GF VIP 7 senza neanche riuscire a diventare una finalista, eppure, si sente comunque vincitrice insieme all'alleata persiana nonché nuova amica Nikita Pelizzon. Peccato che ieri sera una delle fan, appartenente all'inarrestabile esercito dei Donna Alisi, avrebbe beccata in flagrante Antonella Fiordelisi. Cosa è successo dietro le quinte del reality? Edoardo Donna Maria ne è al corrente? GF VIP, i dubbi su Antonella e Antonino dietro le quinte. Per il momento non ci sono prove fotografiche o video che confermino l'accaduto, ma il fatto che riferire il tutto sia stata una Donna Alisi sta convincendo il pubblico. La fan in questione era tra la platea del GF VIP 7 in studio e, durante la pubblicità, si sarebbe imbattuta in Antonella Fiordelisi e un bel ragazzo e non era il suo. Edoardo Donna Maria ha smesso di parlare con Murgia, in Corbaia, Tavassi e Marzoli per lei. Ed ora? Ciao Anne, so che non puoi rispondere in direct, però volevo dirti che sono tra il pubblico del GF VIP 7. E sono una Donna Alisi delusa perché durante la pubblicità fanno uscire per il bagno. E dietro le quinte c'era Antonella Fiordelisi che abbracciava Antonino Spinalbese. Ridevano e scherzavano ma come se fossero complici da sempre, ha esordito sul web la Donna Alisi dal cuore infranto. Non solo, ha poi aggiunto altro punto: la fan della coppia nata al GF VIP 7 ha continuato, mi spiace per Edoardo Donna Maria perché io, e tutte le Donna Alisi, sogniamo per lui un amore duraturo, vero? Non si merita questo da lei, perché ha smesso di seguire e non saluta nessuno per rispetto di lei. E Antonella quindi dovrebbe fare lo stesso. In effetti l'ex volto di Forum aveva chiesto alla fidanzata di chiudere ogni tipo di rapporto con l'ex di Belen Rodriguez. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.